agli omosessuali, io Alessandro, che cosa ci dici? Allora, io partirei da un articolo che non sta sul libro perché è di qualche giorno fa, si riferisce a quello che è successo a Bologna con i funerali di Lucio Dalla. Sappiamo, no? Lucio Dalla è morto, io ero un suo fan fino a quando non si era un po' svenduto commercialmente parlando, ma questo non vuol dire niente. Dalla era un omosessuale, lo sapevano tutti, adesso se qualcuno dice io non lo sapevo, va bene, tu hai il diritto di non saperlo, ma il fatto che Dalla fosse un omosessuale era noto a chiunque, a chiunque si fosse interessato una volta alla figura di Lucio Dalla. Era omosessuale, però ha fatto i funerali in chiesa. E questo un po' stona, ma non stona perché la chiesa non può fare i funerali agli omosessuali, stona perché la chiesa molte volte ha negato a degli omosessuali che erano sconosciuti di fare i funerali in chiesa. Allora, io un atteggiamento del genere non vedo come definirlo se non ipocrita. Allora, Lucio Dalla era una persona famosa, amata, e se avessero detto no, Lucio Dalla non può fare i funerali in chiesa, avrebbero avuto un crollo d'immagine. Invece, quando c'è il povero omosessuale sconosciuto al pubblico, allora in quel caso è a discrezione del prete se può rifiutare o meno la concessione della basilica per il funerale. A me sinceramente tutto questo non mi sta bene, come se fossi cattolico, non mi starebbe bene se fossi cattolico. Ai cattolici invece non vedono niente di strano in questo atteggiamento della loro chiesa, anzi dicono che il fatto che sia stata concessa la basilica a Lucio Dalla è stata una prova di grande amore e di grande attenzione verso l'omosessualità e le sue problematiche. Ma diciamo, la cosa è quantomeno opinabile. Io parlando in questo articolo di Lucio Dalla ho anche scritto: sinceramente non riesco a capire come si faccia a convivere insieme a una persona per 10 anni, per 15 anni, e poi al funerale essere presentati come il collaboratore di Lucio Dalla, perché in chiesa non si può dire che era il convivente di Lucio Dalla. Io sinceramente questo non faccio fatica a capirlo, attenzione, è un'opinione mia, il massimo rispetto per il dolore di quella persona e il massimo rispetto per i familiari, però io sinceramente in questo, come ho scritto, vedo una sorta di sindrome di Stoccolma da parte degli omosessuali cattolici. Perché è vero o non è vero che la condizione per cui Marco Alemanno, che era il convivente da 10 anni a questa parte di Lucio Dalla, non vedrà una lira, un centesimo di euro dell'immenso patrimonio immobiliare di Lucio Dalla, è una condizione che esiste solo in Italia a causa della cultura cattolica. Ora, certo, uno può essere omosessuale e cattolico, io non dico di no, ognuno fa quello che vuole della sua vita, però permettetemi di dire che io in questo vedo una forte contraddizione. Poi, ripeto, il massimo rispetto e libertà per ognuno, ma libertà per ognuno significa che le convivenze omosessuali, e non solo, andrebbero riconosciute una buona volta in questo paese, perché noi siamo rimasti indietro rispetto a quella parte dell'Europa che a tutti ci piace, che tutti parliamo del mondo occidentale, no? E allora in Europa c'è una serie di paesi, io adesso qui c'ho tutto l'elenco, mi sono scritto l'Austria, il Belgio, la Danimarca, eccetera, eccetera, che hanno una legislazione moderna e hanno affrontato il problema o riconoscendo il matrimonio omosessuale oppure riconoscendo le unioni civili, e poi c'è una parte d'Europa che di questo non ha mai neanche parlato. Allora l'Italia insieme è rimasta indietro a questa parte d'Europa, insieme alla Grecia, alla Turchia, all'Albania e a questo tipo di paesi che sono la parte B dell'Europa, guardiamoci in termini di diritti civili. Noi siamo rimasti assolutamente indietro sotto questo punto di vista. E non è una tematica che riguarda solo il mondo omosessuale, questa è una cosa che va detta una volta per tutti, perché quello che mi fa arrabbiare non è solo Lucio Dalla e l'ipocrisia della Chiesa nei suoi confronti, a me mi fa arrabbiare anche il caso di Adele Parrillo, per esempio. Chi è Adele Parrillo? È la vedova del regista civile morto nell'attentato di Nassiriya qualche anno fa. Allora, Adele Parrillo conviveva da molti anni con Stefano Rolla, però è stata esclusa da ogni tipo di risarcimento economico, è stata esclusa dai programmi di assistenza psicologica offerti ai familiari delle vittime,
ha perso tutti i diritti sul lungometraggio che Stefano Rolla stava girando sulla condizione dei militari in Iraq, ed è stata esclusa con la forza, è stata portata via con la forza dai carabinieri da ogni celebrazione ufficiale dell'attentato di Nassiriya, perché era una convivente e non era sposata. Io credo che un paese civile che voglia pretendere di essere civile tutto questo non se lo può più permettere, e noi cercheremo di fare informazione su questo punto quanto più possibile. Parlando sempre dei diritti, chiudo con un, e passo la parola a Paolo, chiudo con un'altra uscita della CEI, perché voi dite, voi non ne fate uscire, non ne fate cadere una, ci dicono, state sempre a guardare quello che fa la Chiesa, ma quello che fa la Chiesa influisce sui diritti di tutti quanti. Allora, la CEI, per chi non lo sapesse, riportato puntualmente dall'Avvenire dal 2 marzo, ha detto che la Chiesa accetta la cremazione, meno male, accetta la cremazione, questo è dal 63 che l'accetta la Chiesa, non è una novità, però l'accetta se non è decisa in odio alla fede, cioè per negare la risurrezione dei corpi, e non la incoraggia, e ribadisce comunque che la sepoltura resta la forma più idonea a esprimere la fede, e conferma il no allo spargimento delle ceneri e della conservazione delle urne nei luoghi diversi dal cimitero. Allora, la domanda è, ma questo no, a chi è rivolto, signori? Perché se è rivolto ai cattolici, che voi dovete indirizzare e dire quello che devono fare e non fare con le loro salme, nessuno ha da dirvi niente, ognuno è libero di aderire alla religione che preferisce e fare della sua salma quello che preferisce. Ma se è rivolta ai legislatori, come avviene sempre invece l'opinione della CEI, allora questo è un tentativo di far tornare indietro su tematiche anche conquistate recenti, perché io vengo dal mio accento, forse l'avete capito, non sono di Roma, vengo da poco lontano, da Terni, dall'Umbria. In Umbria fino al 2005 non era possibile conservare le urne in luoghi che non fossero i cimiteri, quindi uno faceva la cremazione e poi comunque doveva essere tumulato dentro il loculo. Ora capite che la maggior parte di quelli che fa la cremazione lo fa perché molto spesso vuole essere disperso nell'ambiente, perché è questo il fine maggiore della cremazione, no? Quindi non si poteva fare fino al 2005 la dispersione delle ceneri nell'ambiente. L'abbiamo conquistata con una serie di richieste, di raccolte di firme, abbiamo conquistato che la regione Umbria di liberarsi in tal modo. E adesso nel 2012 la CEI fa questa bella uscita, quindi è evidente che si vuole tornare indietro su queste tematiche. E allora è qui che nasce lo scontro tra laici e cattolici, che non sono lo scontro tra laici e cattolici è una falsa definizione, perché non c'è lo scontro tra laici e cattolici, c'è lo scontro fra laici e integralisti, cioè quelli che vogliono imporre il cattolicesimo a tutti. Allora in quel caso non ci può non essere lo scontro, e secondo me è anche giusto che ci sia uno scontro di questo tipo. Grazie.